Ciao a tutti, oggi sono qua per fare insieme a voi un nuovo book tag, ovvero il primo appuntamento. Dovete sapere che io sono una persona molto romantica e sono anche tanto entusiasta quando si parla di amore, quindi quando ho visto questo tag ho detto no, lo devo fare anche io. Nonostante io non abbia avuto tantissimi appuntamenti in vita mia, e poi l'ultimo appuntamento che ho avuto è stato più di 10 anni fa, perché sono 10 anni che sto con la stessa persona, quindi è stato molto buffo ripensare al passato, alle innumerevoli figuracce che ho fatto, però va bene. Questo tag l'ho visto sia sul canale di Valeria, ovvero Read Vlog Repeat, che Matteo Fumagalli, quindi vi lascerò poi il loro video qua sotto in descrizione. Partiamo. Il primo appuntamento imbarazzante non è un brutto libro, ma manca la scintilla. Per questo ho scelto The Handmaid's Tale di Margaret Atwood, tradotto in italiano con Il racconto dell'ancella. Questo è un libro che mi è piaciuto, ma non mi ha soddisfatta al 100%, è mancato qualche cosa. Tratta dei temi secondo me molto importanti, soprattutto legati alle donne, e nonostante sia una storia ambientata in un'ipotetica società futura, distopica, secondo me ci sono tanti elementi che si ritrovano anche nella società di oggi, e questo rende il libro un po' più terrificante proprio perché non è poi così tanto assurdo. Però ecco, sarà il modo in cui è stata narrata la storia, sarà che per me è stato un po' lento, il finale non mi è piaciuto più di tanto, ma ecco, sono mancate diverse cose in realtà. Il primo appuntamento scadente è un libro più brutto di quello che ti aspettavi. Ci sono diversi libri in realtà che mi hanno delusa tantissimo quest'anno. Fra i tanti ho scelto Dreamology di Lucy Keating, che in realtà non so nemmeno se ho letto quest'anno o l'anno scorso. Comunque mi è rimasto impresso perché lo vedevo ovunque, ne sentivo parlare benissimo da tutti e non avevo chissà quali aspettative riguardo questo romanzo, però nonostante questo è riuscita a deludermi comunque. L'ho trovata una storia veramente molto semplice e banale. Pensavo fosse più incentrata sul sogno in maniera un po' più elaborata, che ci fosse una storia un po' più complessa e articolata e che non si cadesse nei soliti cliché, cosa che invece è successa. Il primo appuntamento ben preparato, ovvero l'appuntamento che pianificherei io. Vabbè. Un libro migliore di quel che pensavi. Player One di Ernest Cline. Questo libro è un mix fra fantasy, sci-fi, è ambientato anche questo in un ipotetico futuro in cui la tecnologia è particolarmente avanzata, c'è la realtà virtuale ed è un libro che mi ha appassionata tantissimo. Nonostante a me piacciono tutti questi elementi all'interno di un libro, non pensavo che un libro del genere, con continui riferimenti alla cultura pop, agli anni 80, mi potesse coinvolgere così tanto. Mi ha stregata veramente, mi è piaciuto tantissimo. Un'altra lettura che si è rivelata migliore di quanto mi aspettassi è Idamari ga Kikoeru. Spero di averlo detto bene, di Fumino Yuki. Questo è un nuovo manga che è uscito recentemente per la Flashbook, è il primo volume di non so quanti in realtà, penso siano usciti 2 o 3 in patria. Comunque, un manga dolcissimo. I protagonisti sono due ragazzi che vanno all'università, uno di questi non sente molto bene e sta perdendo pian piano l'udito, l'altro invece è un ragazzo super esuberante, che si propone di prendere appunti a questo ragazzo appunto con problemi di udito in cambio di un bento. E è una storia bella perché è in grado di mescolare delle tematiche comunque delicate come l'avere un handicap, dover rapportarsi a una realtà non fatta su misura per te, ma pensata sotto altri standard, diciamo. Quindi ci sono dei momenti un po' più drammatici e riflessivi per quanto riguarda questo aspetto e dei momenti invece molto dolci perché fra questi due ragazzi si creerà un rapporto di amicizia e forse qualcosa di più, quindi è veramente molto dolce come manga e aspettavo da tantissimo questa lettura e non mi ha delusa affatto, anzi mi ha sorpresa non poco. Bello ma stupido, un libro bello fuori ma brutto dentro. A Poem for Every Night of the Year, editato da Ellie Esiri, una raccolta di poesie associate ad ogni giorno dell'anno. L'idea dietro questo libro è bellissima e infatti mi sono affiondata a comprare questo libro, innanzitutto per il concetto che c'è dietro, per avvicinarmi maggiormente alla poesia, conoscere autori nuovi e oggettivamente anche una bellissima copertina. Io tutt'oggi lo vedo in tantissime foto su Instagram, è
è proprio bella, ben curata, e secondo me anche l'idea di associare ad ogni giorno dell'anno una poesia che sia a tema, se non proprio con il mese, il giorno, con l'atmosfera, insomma l'idea mi sembrava particolarmente interessante. Peccato che le poesie non siano altrettanto interessanti. Finora, e siamo appunto ad agosto, ci saranno state due poesie forse che mi sono piaciute. A un certo punto l'ho anche abbandonato per i 2 o 3 mesi, perché appunto non mi stimolava più di tanto, non mi ha fatto conoscere in realtà granché, perché le poesie non mi appassionavano, non le trovavo particolarmente belle per gusto mio personale, quindi è stata una grande delusione a livello di contenuto. Appuntamento al buio, un libro che hai comprato a occhi chiusi, La strana biblioteca di Murakami Haruki. Questo libro l'ho acquistato esclusivamente per la dicitura illustrato da Lorenzo Ceccotti, ovvero LRNZ, il mio illustratore preferito. Non sapevo nulla della storia, non avevo mai letto nulla di Murakami, e sicuramente questo non è il racconto ideale per approcciarsi all'autore, però ecco, io mi sono lasciata spingere da questo, avevo piena fiducia nell'illustratore. Tra l'altro l'ho sempre trovato in celofanato in libreria, quindi non ho mai potuto sfogliarlo per vedere effettivamente se le illustrazioni mi sarebbero piaciute o meno, però le illustrazioni sono perfette. Per quanto riguarda la storia, è abbastanza onirica, molto strana e cupa, ci sono diversi simboli e rimandi che ho capito fino a un certo punto proprio perché non conosco benissimo quest'autore, però è stata comunque una lettura interessante. Speed Dating, un libro che hai letto super velocemente, Dovremmo essere tutti femministi, di Chimamanda Ngozi Adichie. Questo è un libricino brevissimo, saranno 50 pagine? No, 41 pagine, e è anche scritto con un font abbastanza grande. Si legge in una mezz'oretta scarsa nemmeno, però nonostante questo è stata una lettura molto ricca e importante a livello di contenuto, perché parla appunto di femminismo. Questa è la trascrizione di un discorso che ha tenuto l'autrice a una conferenza con questo titolo, e parla appunto di femminismo, tocca i temi diciamo principali, e è una lettura che sì, tutti dovrebbero fare. Il rimpiazzo, un libro che hai letto troppo presto dopo una lettura importante e che quindi non hai apprezzato. Non so se il motivo per cui non ho apprezzato questo libro è che è venuto dopo un libro che ho apprezzato tantissimo, ovvero Il campione delle ere di Brandon Sanderson, o se è il libro in sé che non mi è piaciuto più di tanto. Comunque fatto sta che ho scelto Il gatto venuto dal cielo di Iraide Takashi. Ho deciso di leggere questo libro in realtà esclusivamente perché la protagonista, o comunque un personaggio importante di questa storia, è una gatta di nome Chibi, come la mia gatta. Quindi mi sentivo particolarmente affine a questa storia. Peccato che in realtà non sia così tanto centrale come mi aspettavo, e la storia in generale non mi ha lasciato nulla, purtroppo. Anche oggi ricordo veramente pochissimo di questo libro ed è un peccato. Il troppo entusiasta, un libro che ci ha provato troppo. Secondo me Jennifer Niven con Holding Up the Universe ha provato troppo a parlare di tematiche importanti senza secondo me riuscirci appieno, e in particolare secondo me è andata oltre al voler trovare dei personaggi interessanti e diversi. Io ho spesso avuto l'impressione che in particolare la malattia del protagonista, ovvero Jack, fosse stata usata dall'autrice non per parlare realmente di un problema, di una malattia poco conosciuta come la prosopagnosia, ma per rendere il personaggio diverso, unico, particolare. Non lo so, io ho avuto questa impressione, e oltre a questo l'autrice parla anche di problemi legati all'alimentazione con il personaggio di Libby, che è il secondo protagonista, la seconda protagonista di questa storia, e secondo me non è riuscita a toccare tutti i punti fondamentali che riguardano i disturbi alimentari. Quindi ecco, secondo me ha voluto un po' strafare, mettere troppa roba in questo libro senza riuscire pienamente. Il primo appuntamento perfetto. Che gioia dovrebbe essere! Il libro che per te ha fatto tutto bene. Qui avevo solo l'imbarazzo della scelta, perché in realtà ci sono tanti libri che ho adorato particolarmente, ne ho scelti due che rientrano fra i più recenti, diciamo. Il primo non sarà una sorpresa per nessuno, è Poirot, A Style's Court di Agatha Christie. Il primo romanzo che riguarda Poirot, avevo
delle aspettative non alte, altissime. Avevo tra l'altro già visto l'episodio della serie TV tratto da questo romanzo e nonostante questo il libro mi ha stupita, mi ha emozionata, mi ha intrigata e mi ha tenuta incollata alle pagine del libro in un momento per me particolarmente buio, quindi è stato perfetto, è stata la lettura perfetta nel momento perfetto e è riuscita a darmi veramente tutto quello di cui avevo bisogno in quel momento. Un'altra lettura, diciamo, perfetta è stata Amarsi Lasciarsi di Osaki Saka. Ve ne ho parlato tanto anche su Instagram perché era un manga che attendevo tantissimo. Questo è il primo volume di una nuova serie. Io amo Osaki Saka, mi piace tantissimo come mangaka, ho amato alla follia Un Passo da Te. E questo primo volume mi ha emozionata tantissimo. Secondo me è il giusto mix fra una storia intrigante, per quanto possa essere intrigante uno shoujo, sentimentale, con dei personaggi molto diversi fra di loro. Infatti la protagonista, Yuna, è una ragazza molto introversa e timida, e l'altra protagonista, Akari, è molto estroversa e ha una concezione dell'amore opposta a Yuna, ovvero molto più razionale. Anche i ragazzi all'interno della storia sono molto diversi, sono bellissimi, i disegni sono favolosi, e anche in questo caso è stata la lettura perfetta al momento giusto, quindi non ho altro da aggiungere, è veramente bello, io ve lo straconsiglio. Ultimissima domanda, il primo appuntamento umiliante. Magari fatemi sapere qual è il vostro primo appuntamento umiliante, perché quasi tutti i miei sono stati umilianti. Fra i tanti sono tipo scivolata su una lastra di ghiaccio, ho battuto fortissimo il sedere, mi sono fatta un male terrificante e ho finito per camminare tutto il tempo con tipo le gambe un po' divaricate perché avevo male. Comunque, un libro che ti fa sentire imbarazzata all'idea che ti sia piaciuto o un libro che ti imbarazza a veder letto in pubblico? In realtà non ho nessun libro in questo caso. Uno, perché non mi vergogno dei libri che ho letto Twilight, Tre metri sopra il cielo, tanti altri libri che oggi non mi piacerebbero affatto, che non rileggerei per nulla al mondo, ma non mi vergogno di averli letti perché mi sono serviti a crescere come persona e anche come lettrice e segnano, diciamo, un pezzo di percorso, il percorso che ho fatto io come persona, quindi non mi vergogno di questo. E per quanto riguarda i libri letti in pubblico, io di solito non sbircio che cosa leggo le altre persone perché mi dà enormemente fastidio quando qualcuno lo fa con me, quindi non ho niente da dire in questo caso. Queste erano quindi le mie risposte. Fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa avreste risposto voi e se avete un blog o canale YouTube, sentitevi liberi di fare questo tag, anzi sarei molto curiosa di sapere appunto le vostre risposte. Spero di nuovo che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!